5 minuti con il sindaco di Corbara, tante novità, martedì parte la mensa per i ragazzi di scuola media. Sì, finalmente si è chiusa questa procedura di aggiudicazione, in generale tutta la procedura amministrativa che ahimè diventa sempre più elefantiaca. Il nuovo sistema dei codici degli appalti ci ha particolarmente aggravato dal punto di vista di queste procedure. Finalmente è una cosa a cui io tenevo tanto, è la prima volta che anche i ragazzi della scuola media potranno usufruire del servizio mensa. Quest'anno arriviamo in ritardo perché c'è stata anche la necessità di presentare degli spazi in qualche modo adeguati, ma ripeto, è sempre un regime molto transitorio nell'attesa poi di trasferire tutta la popolazione scolastica nel nuovo edificio di Via Tenente Lignola, dove lì avremo sicuramente, ed è già stata predisposta, gli spazi per una adeguata sala mensa che possa servire tutta la popolazione scolastica. Posso dire ancora una volta che abbiamo cercato di ridurre al minimo l'impatto sulle famiglie, ancorché si tratti di un servizio a domanda individuale, ma almeno il 50% del costo di gestione di questo servizio sarà fatto, se ne farà carico il comune, e l'altro 50% resterà sulle famiglie, con un sistema di ticket staccabili ad ogni servizio che viene richiesto. Ancora a scuola, l'istituto comprensivo De Filippo, di cui fa parte anche il comune di Corbara per la sua struttura, prevede un coinvolgimento importante del comune di Corbara per una rete significativa su un tema importante dei ragazzi. Devo dire che è stata innanzitutto un'iniziativa che abbiamo condivisa da mesi, ed è un percorso che si è concluso con la firma dell'accordo, con la presenza dei sindaci mia e del collega Carpentieri del comune di Sant'Egidio, con l'università di Fisciano, quindi la facoltà di medicina dell'università di Fisciano, e tutta la rete di numerose decine di istituti comprensivi, di istituti superiori di tutta la provincia e anche fuori provincia, creando un sistema di network scolastico tra istituzioni locali, istituzioni scolastiche, istituzioni che sono votate alla tutela e alla dei minori e alla lotta all'esclusione sociale e all'esclusione scolastica in particolare, secondo uno schema che è volto ad assicurare non solo quello che può essere un generico diritto allo studio, ma portando proprio i principi fondamentali di quella che è anche la legge sulla buona scuola, che è stata emanata dal governo Renzi tempo fa, e che riduca al minimo le aree di esclusione all'interno delle istituzioni scolastiche, per permettere quindi un recupero complessivo di tutte le anime che compongono l'attività scolastica, in modo tale che non generi la stessa scuola elementi di esclusione, perché già viviamo in una società che esclude fortemente larghe fasce della popolazione a volte, e la scuola non può aggiungere altri elementi di esclusione, anzi deve lavorare per recuperare elementi che altrimenti sarebbero esclusi e marginalizzati. Corbara guarda al comprensorio non solo per la scuola, ma anche per importanti servizi, come per il caso dei servizi sociali. Sì, devo dire che qui noi per fortuna siamo riusciti a garantire, non era una gara di velocità fatta con gli altri ambiti, ma devo dire è stato importante condividere con i sindaci del territorio, con Angri, Sant'Egidio e anche con la struttura di Scafati, ancorché commissariata, di garantire la continuità dei servizi sociali. Come lei sa, noi eravamo di fronte a un bivio, al passaggio tra la gestione del vecchio ambito e il nuovo ambito, un passaggio difficilissimo da governare, perché appena poteva essere l'interruzione di un servizio sociale che per sua natura deve essere continuo, perché come dico io il bisogno sociale non si interrompe e quindi l'offerta di servizi sociali non si deve interrompere. Tutto questo per fortuna, sia pure con qualche difficoltà, è riuscita, è un'operazione che è riuscita, la continuità è stata garantita, il piano di zona S0102 è l'unico piano di zona del nostro territorio che è operativo e che sta fornendo servizi. Io stesso sono stato nei giorni scorsi presso gli uffici del piano a perorare l'attivazione di alcuni servizi che sono fondamentali per il nostro territorio. Uno
come lei sa, avremo già avuto modo di parlarne, ero profondamente preoccupato per l'interruzione di alcuni servizi a delle categorie da proteggere, come gli anziani e per soggetti che sono bisognosi di un trattamento di tipo sociosanitario. Quindi sono stati riattivati i PAC, l'ADA PAC, l'ADI PAC, cioè tutte quelle risorse di provenienza extra comunale, extra ambito, che saranno spese per l'assistenza sociale e sociosanitaria ai soggetti che ne hanno bisogno. Allo stesso modo ho chiesto l'immediata riattivazione del servizio del telesoccorso, che era profondamente apprezzato e sentito dagli anziani soli che si trovano un attimo in una situazione di isolamento o in qualche modo di preoccupazione del loro stato di salute, che, ripeto, ha dato ottimi risultati e di cui ho chiesto l'immediata riattivazione. Allo stesso modo ho proposto l'adozione immediata di un nuovo regolamento che vada a determinare i contributi a favore delle ragazze madri, la cui misura era ferma ormai da moltissimi anni ed era diventata francamente risibile dal punto di vista della contribuzione rispetto alla situazione di una ragazza madre che si trovi a dover garantire la crescita e lo sviluppo di un bambino da portare avanti da solo. Sono misure concrete che hanno bisogno di una struttura concreta che funzioni e devo dire operativamente noi ci troviamo di fronte, anche di fronte alle difficoltà che sta vivendo in queste ore il Comune capofila, ma questo è un altro discorso che sarà fatto poi nelle sedi più opportune, ci troviamo di fronte ad oggi ad una struttura che pur con le sue difficoltà sta operando ed garantisce la continuità dei servizi. Un altro servizio comprensorale è quello dei rifiuti, c'è una data che è quella dello scioglimento dei consorzi, che cosa succederà e Corbara che cosa farà? Corbara continuerà a lottare tutti i giorni per avere quello che ha avuto in questi anni, cioè un controllo del territorio, una pulizia del territorio. Posso dire tranquillamente che chi viene a Corbara non ha mai sentito la presenza di rifiuti sul territorio, anche a volte con una situazione di difficoltà. Noi siamo sempre venuti fuori da ogni tipo di difficoltà su un settore che francamente è ai limiti del collasso. C'è questa data del fine febbraio, dovrebbe partire il nuovo ente d'ambito. Noi abbiamo due linee guida. Una prima linea guida è vedere se è possibile costruire assieme agli altri comuni del territorio una sinergia che porti a definire un sottoambito territoriale che possa fornire un servizio associato comune a tutto il territorio, facendo sì che tutti i cittadini del territorio paghino la stessa tariffa, facendo sì che tutti abbiano lo stesso servizio, oppure con le differenziazioni territoriali, perché i sistemi non devono necessariamente essere uguali dappertutto. Altrove, da qualche parte si può fare porta a porta come da noi, altrove per le esigenze territoriali si può fare una cosa diversa, ma l'importante è costruire un sistema efficiente, un sistema che produca servizi di qualità a costi che devono essere enormemente inferiori rispetto a quelli di oggi, perché altrimenti saremmo costretti a ribaltarli sui cittadini e si arriverà nel giro di qualche anno inevitabilmente al collasso finanziario degli enti locali, perché la situazione non è più sostenibile. Questa è la nostra missione, il nostro obiettivo. Finché questo si realizzi o attraverso un coinvolgimento diretto degli enti locali del territorio o attraverso un vestito calato dall'alto dall'ente d'ambito, non lo so, spero che saremo bravi a realizzare la prima ipotesi e non la seconda, ma detto questo comunque c'è la necessità di investire risorse, tempo e professionalità in questo settore, perché veramente siamo allo spartiacque, non c'è più tempo di riflessione, bisogna operare ancora di più e meglio di quello che si è fatto in questi anni. Ritorniamo a Corbara, ci sono delle iniziative, c'è un'agenda di appuntamenti, uno, quello più importante, è la giornata della legalità. Usciti da questo inverno che in realtà ci ha messo pure a dura prova dal punto di vista del climatico, che ci ha portato alla necessità di garantire comunque dei servizi anche di fronte a situazioni climatiche un po' eccezionali o comunque tali che noi non siamo abituati a sopportare, per cui ci mettono subito in difficoltà queste situazioni atmosferiche straordinarie. Riteniamo di con la primavera di proporre alcune iniziative di coinvolgimento
del territorio, una sorta di apertura alla bella stagione del territorio. E tra queste vorremmo, abbiamo già fissata con l'Arma dei Carabinieri la giornata del 18 marzo, sabato 18 marzo 2017, come la giornata dedicata alla memoria del generale Niglio, a cui sarà intitolata una strada, la nostra delibera di intitolazione ormai datata, siamo stati tra i primi a fare tutto questo e lo facciamo con piacere. In quel giorno saranno presenti, penso, i vertici dell'Arma, sarà presente anche la fanfara dei Carabinieri sul territorio e ne approfitteremo quel giorno per davvero dare un segnale o nella giornata immediatamente precedente, questo lo vedremo coinvolgendo anche le istituzioni scolastiche, vorremmo farne davvero una sorta di weekend della legalità. Se in tutto questo poi riusciremo, e come io spero e come sono sicuro, a permettere per la prima volta ai cittadini di entrare in quella che è la nuova casa di vetro comunale, cioè quel locale, il palazzo che ospiterà la nuova sede comunale, davvero potremmo, ecco, creare un evento, e su questo stiamo lavorando, di valorizzazione di quello che abbiamo fatto, di accoglimento di istituzioni esterne, e mi permetto di dire lo accompagneremo anche con una sorta di dimostrazione complessiva di quelle che sono le eccellenze che il nostro territorio riesce a dare, sempre per favorire la conoscenza e la diffusione delle nostre capacità imprenditoriali, artigianali, produttive in genere verso l'esterno.